Edward Nairn è un artigiano inglese molto apprezzato come costruttore di strumenti scientifici, tra cui microscopi portatili. Nel 1770 lavora al primo modello di barometro marino ed è molto concentrato sui propri disegni. Per rimuovere un tratto sbagliato, prende in mano quello che crede sia un pezzo di mollica di pane, all'epoca usata per cancellare. Gli sembra però che la mollica elimini i segni di grafite meglio del solito. La guarda e si accorge di avere in mano un cubetto di gomma naturale, il cosiddetto caucciù, introdotto in Europa una trentina di anni prima. Nello stesso anno questa proprietà della gomma è constatata indipendentemente anche dal chimico inglese Joseph Priestley. Ma è Nairn a comprendere il potenziale commerciale della gomma per cancellare, che venderà in cubetti nel proprio negozio, al prezzo non basso per l'epoca di 3 scellini. Il nuovo materiale diviene popolare con il nome di rubber, termine che richiama la necessità di sfregare la gomma sul foglio per cancellare. Solo nel 1839, tuttavia, il chimico americano autodidatta Charles Goodyear, dopo molteplici esperimenti infruttuosi, lasciando accidentalmente in forno una miscela di gomma e zolfo, scopre il processo di vulcanizzazione. Con la vulcanizzazione, infatti, è possibile rendere la gomma più stabile, evitando che diventi troppo morbida con il caldo. Da allora la gomma per cancellare è uno strumento insostituibile, non solo per studenti e disegnatori, ma per tutti. Ed è persino diventata un gadget, oggetto da collezione nelle sue moltissime varianti. Una felice scoperta che abbina semplicità a utilità, di cui siamo ancora oggi grati a Nairn e Goodyear.